Minchia, che sigaro! Ciao a tutti, ragazzi, finalmente ho le lenti a contatto. Oggi sto comodo, senza i miei fondi di bottiglia, e volevo condividere con voi a caldo le mie opinioni su un prodotto che incredibilmente fino ad oggi non avevo mai provato. Ossia i Casanova della Nostrano del Brenta. E si tratta di 5 sigari ammezzati al pacchetto sono eh, interamente fatti a mano, come tutti molti di voi sapranno: sono fatti i, gli altri prodotti della Nostrano del Brenta. Tratta di sigari un po' particolari perché non sono fatti con il kentucky a cui noi siamo avvezzi con i sigari toscani, ma con una varietà di tabacco. Chiamata Abanone, che storicamente discende dai semi impiantati dai monaci benedettini nella Valle del Brenta eh, di ritorno dai loro viaggi ai Caraibi. Ehm, il Casanova, diciamo. Che mh, si pone mh, come per eh, il toscano, ecco eh, a livello di toscanello, eh, non mi ricordo il prezzo preciso. Dovremmo stare a poco più di 6 euro. Comunque, e, mh, allora, prima impressione si vede che è un fatto a mano, perché se voi notate bene. La cenere è bellissima mentre brucia, è, un, è di un bianco, veramente bello. E, invece, ma crudo, non, non mi ha fatto sentire proprio chissà quali profumi. In invece, si confermano quei sapori che sono un po' il comune denominatore degli altri sigari della nostra Nonna del Brenta. Quindi il miele, un po' di fiori di campo, eh, un po' di, di sentori di camomilla, è veramente gradevole in realtà. La fumata, eh, caduta la, cena. la fumata è molto veloce, in realtà più veloce di un toscanello, brucia, mm, siamo sui 20 minuti circa, 25. E, però insomma ne vale la pena eh, perché a questa fascia di prezzo eh, un fatto a mano mh, sicuramente lo ricomprerò ho trovato poi una tana dove trovarli finalmente quindi sicuramente sicuramente replicherò l'acquisto se non l'avete provato, provatelo, è consigliatissimo a chi ama i sigari dolci, rotondi e con una forza veramente mh, bassa, molto più bassa dei, dei sigari di Kentucky. E con questo è tutto, e ci rivediamo alla prossima. Ciao.